Buongiorno a tutti, siamo qui in compagnia, in felice compagnia, per continuare questo nostro progetto di dibattito e confronto con quella che è la teoria dell'intelligent design e dell'evoluzione. Eh, siamo in compagnia di Maurizio Postiglione, e Faber di Osa Sapere, eh, professor Fendirano Cantalano e il sottoscritto. Eh, oggi avremmo parlato, avremmo affrontato mh, almeno un argomento, mh, che è quello del, dei limiti: no? un po' dei limiti secondo quello che è il punto di vista eh, dell'intelligent design, o comunque non esageriamo, del CID sui limiti dell'evoluzione. E quindi, così vorremmo esporre quello che è il nostro punto di vista e discuterlo con Maurizio e Faber. Ringrazio tutti per la disponibilità, per le prove, per il fatto che, comunque, c'è sempre reattività e proattività in questo tipo di iniziativa che. Eh, devo, devo ammettere, ha avuto un, un ottimo riscontro e molti dei nostri follower ci hanno, ci hanno fatto i complimenti, ci hanno chiesto proprio quando fate la seconda, eccetera. Quindi direi che eh, per ora è, è da ritenersi abbastanza un, un discreto successo. Allora, eh, quindi se siete d'accordo inizieremo l'esposizione nostra. Eh, magari già che ci sono, visto che sto parlando, inizio, inizio magari direttamente io. Dopodiché passo la parola al professor Catalano e dopodiché intervenite tu Maurizio e, e Faber. Bene, allora io oggi vorrei nel menzionare i limiti dell'evoluzione, anziché dare un parere, diciamo così, eh, di parte, vorrei evidenziare quello che magari la gente non sa, ehm, perché so, si tratta di insomma, approfondimenti abbastanza. Eh, specialistici eh, rispetto a quello che eh, la scienza stessa dice e parla e discute dei limiti dell'evoluzione. Allora vorrei iniziare con il condividere questo mio schermo eh, in cui mh, appunto mh, si evidenzia questo evento che c'è stato nel 2016, eh, un evento della Royal Society, quindi qualcosa di assolutamente serio. Che si intitolava New Trends in Evolutionary Biology, quindi eh, nuove tendenze no? Nelle, nella, nella biologia evolutiva. Eh, allora, che cosa si è, si è discusso in questo, in questo incontro, dove sono stati invitati eh, degli accademici molto importanti, eh, da, da, praticamente da ogni parte del mondo. Ehm, per assistere e per partecipare e esprimersi su questa, su questa situazione, su questo, su questo tema. Eh, allora, ehm, diciamo che eh, possiamo prendere come esempio mh, di quello che è un riassunto di questa, di questa conferenza che è durata diversi giorni, eh, dove ovviamente c'erano pareri eh, favorevoli eh, a un, una revisione completa o diciamo co consistente dell'evoluzione e invece altri più favorevoli a un avanzamento, ma sostanzialmente a lasciare le cose come stavano. In questo articolo di Nature, anche qui ehm, insomma una rivista diciamo al di là di ogni sospetto, non certo un, un, una, una fonte intelligent design, intitolata eh, La teoria dell'evoluzione ha bisogno di essere ripensata? Ovviamente c'è chi pensa di sì e c'è chi pensa di no, però quelli che pensano di sì non sono, dei sostenitori dell'intelligent design vorrei evidenziare ovviamente consiglio caldamente a tutti di leggere questo articolo ma vorrei evidenziare eh, quello che viene detto scusate ho zoomato un po' troppo ecco qua eh, quello che viene detto da ehm, chi scrive questa parte ovvero eh, Kevin Laland che insomma mh, non ha certo bisogno di presentazione Kevin Land, Laland dice sostanzialmente che eh, il numero dei biologi che chiedono un cambiamento un'evoluzione sta aumentando gradualmente. Eh, C'è un supporto da discipline alleate come la, la biologia dello sviluppo, genetica, epigenetica, eccetera, eccetera, anche le scienze sociali. Attenzione, qua dice: non è una tempesta in una sala da tè accademica, ok? Ma è un, un qualche cosa che riguarda la vera anima di questa disciplina, quindi una cosa importante, ok? Eh, L'approccio gen, genecentrico, cioè che si basa esclusivamente sui geni, quello dell'evoluzione e quello del neodarvinismo, fallisce, eh, fallisce nel catturare eh, ehm, la, vera, la vera importanza dei processi che dirigono l'evoluzione. Eh, ad esempio, come gli sviluppi fisici influenzano la generazione della, delle, delle, della varietà, quindi eh, come eh, l'ambiente eh, diciamo, eh, modifica gli i, tra i tratti degli organismi e come gli organismi modificano l'ambiente e come queste cose vengono trasmesse attraverso le generazioni. Già da qui capite che sono argomenti abbastanza importanti per una teoria come l'evoluzione, okay? perché si parla di, di tratti, di, di trasmettere alla progenie, eccetera, eccetera. Se andiamo avanti, eh, Laland dopo dice anche una cosa molto importante, che la variazione non è random, ma come? L'evoluzione ha sempre sostenuto che la variazione era causale, non è random, ma c'è molto di più del, dell'ereditarietà. e eh, ma ma c'è molto di più di ereditarietà che nei soli geni, ok? E ci sono varie strade eh, che consentono queste cose. Quindi questo è già un po' eh, quello che Lalan ci anticipa. Però io vorrei anche farvi vedere quello che dice invece sempre: ecco qui a fronte a seguito di questo incontro, quello che dice Gerd Müller. Gerd Müller è un biologo un evolutivo, un biologo eh, sicuramente eh, anche qui che non ha bisogno di presentazioni, una persona molto importante. E intitola questo paper pubblicato nel, nel Royal Society Publishing perché una sintesi evolutiva estesa, l'Extended Synthesis, è necessaria. Qui dice delle cose che non, molti non si aspettano dice un, un sempre maggior numero di pubblicazioni eh, chiedono una revisione, una major revision, cioè una grossa revisione o addirittura un rimpiazzo, un replacement della Standard Theory of Evolution, che indica che questo non può essere scartato come una visione minoritaria, ma piuttosto è eh, diffusa fra scienziati e filosofi. Quindi qua non stiamo parlando di quattro poverini che dicono che l'evoluzione non va bene, ma c'è qualcosa che deve essere rivisto, di pesante, di che, di che cosa stiamo parlando? Beh, qua ovviamente menziona le discipline che chiedono questa revisione, no? E parla di eh, biologia evolutiva, epigenetica, fisiologia, microbiologia, eccetera, eccetera, va anche alle scienze sociali e alle filo fi discussioni filosofiche. Qua dice, giustamente, che mi sembra di leggere una pubblicazione dell'Intelligent Design, dice la teoria evolutiva si comporta bene co eh, per quanto riguarda le questioni eh, su cui si concentra, dando delle predizioni che possono essere testate sulla dinamica della variazione dei geni nelle popolazioni che si evolvono, sulla variazione eh, graduale e sull'adattamento eh, dei tratti fenotipici ehm, e a certe caratteristiche della speciazione. Ma continua dopo eh, è, è diventato abituale nella biologia evolutiva considerare la genetica delle popolazioni. Come il tipo di spiegazione privilegiata di tutti i fenomeni evolutivi, che negando il fatto che, d'altra parte, non tutte le sue predizioni possono essere confermate sotto tutte le circostanze. Ok, molti ehm, fenomeni evolutivi rimangono escludi, esclusi. Per esempio, la teoria evita largamente la, la domanda su come l'organizzazione, la complessa organizzazione della struttura degli organismi, la fisiologia, lo sviluppo, il comportamento eh, e tutto ciò che ne consegue siano comparse nell'evoluzione e non provvede adeguati mezzi, adeguate spiegazioni per includere fattori che non sono parte del eh, modello della gene genetica delle popolazioni, come lo sviluppo, la, la, i sistemi teorici, la, le, le, le influenze ecologiche e culturali. Insomma, non è una cosa secondaria. Qui mancano dei pezzi grossi perché si sta parlando della question questione di come si organizzano le strutture di alto livello de 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 degli esseri viventi. Ok, conclude l'articolo, solo più questo, poi passiamo a un esempio vero e proprio. L'articolo conclude dicendo: sebbene la microevoluzione e eh, eh, considerata la, la, il cambiamento continuo della frequenza degli alleli eh, in una, in una popolazione, il concetto di macroevoluzione definito male, il define, cioè definito in maniera non corretta, amalgama la questione della speciazione e delle origini delle, tasse, delle dei, ehm, eh, de, dei livelli de, tassonomici superiori. Okay? Eh, 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 si sì, appunto fa un miscuglio perché amalgama la speciazione con la questione de degli organismi di livello superiore che sono due cose completamente diverse dal punto di vista evolutivo quindi qua dice eh, bisogna riconoscere il problema dell'origine dei caratteri fenotipici e poi andiamo avanti eh, ecco il problema della complessità fenotipica diventa quindi inelegantemente bypassato, ok? E la, conclu la conclusione che si raggiunge è che i meccanismi microevolutivi sono consistenti con i fenomeni macroevolutivi. Il problema è che, qua dice e conclude: la, la questione reale è che l'evoluzione genetica è stata trovata insufficiente per una spiegazione casuale di tutte le forme. Della, della, della complessità fenotipica, non solo okay, qualcosa, per qualcosa che riguarda il termine vago macroevoluzione. Quindi la distinzione micro e macro serve solo a oscurare la questione importante che emerge dalle correnti sfide alla teoria standard. Quindi che la, la teoria dell'evoluzione abbia dei problemi mi sembra che è abbastanza chiaro e i problemi sono abbastanza gravi perché si sta parlando di... Non quello che anche l'altra volta avevamo anticipato, l'intelligent design riconosce, cioè la variazione degli organismi, non c'è problema. Quello, se lo vogliamo chiamare evoluzione, va benissimo: gli organismi variano, nessuno sostiene la fissità delle specie. Quando però si tratta c'è anche un discorso di discendenza comune che si può prevedere fino a certi limiti. Ok, ma quando si vuole usare la teoria dell'evoluzione per spiegare eh, i livelli tassonomici più elevati, i salti che vanno al di là. Di quelle che è livello di specie, famiglia, eccetera, eh, lì ci sono dei grossi problemi perché si usano dei mantra che in realtà non sono corroborati dalla scienza empirica. Andando avanti, scusate, volevo farvi vedere allora. Ok, sì, allora andando avanti, volevo mh, affrontare un, caso, un, un esempio eh, che mh, spieghi, che aiuti a spiegare bene eh, in che cosa questo si può eh, applicare. L'altra volta si era parlato con Faber ehm, dell'evoluzione delle balene. L'evoluzione delle balene, quindi i cetacei, spesso viene identificata eh, come sostanzialmente. Una delle prove più ehm, lampanti dell'efficacia eh, dei meccanismi evolutivi e della potenza dei meccanismi evolutivi, perché sostanzialmente eh, si è passati da una sorta di ehm, una specie di procione, okay, eh, che è definito l'antenato delle balene, a un organismo completamente acquatico. Volevo condividere anche qui. Scusate. Mh, riuscirò a trovarlo? Sì. Eccolo qua. Mi è sparito. Eccolo, scusate. Ecco. Allora, condividiamo questo. Se utilizziamo Wikipedia. Anche se non mi fa molto piacere, però in questo caso eh, oh, vabbè, vabbè. è sintetico è, ed, ed è utile. Allora, nell'evoluzione dei cetacei, si parla, come vedete, nei primi cetacei, i pachicetidi. Qualcuno dice, come erano questi pachicetidi? La gente di solito si sorprende, chi non conosce a livello tecnico questa cosa. I pachicetici erano queste cose qua, le vedete? Ricostruzione di un pachicetus erano, insomma, sembra quasi una iena, un mezzo procione, una cosa strana, insomma. Ecco, questo sarebbe l'antenato delle balene secondo la scienza evolutiva. Questi pachicetti, scusate, ehm, si sono modificati con i processi evolutivi, secondo, secondo quella che è la teoria dell'evoluzione, e hanno alla fine prodotto quelli che sono eh, le prime vere e proprie cetacei completamente marini, cioè i basilosauri di odurodontidi. Eccoli qua, questi erano completamente marini. Allora, quanto è passato da questi a questi? Allora, sono passati, eh, diciamo, indicativamente ehm, 15 milioni di anni. Tenete presente che per passare dal Pachicetus all'Indochaius, che è praticamente questo qui, molto simile come vedete al Pachicetus, ok? Vedete? È molto simile. Per passare dall'uno all'altro, cioè i pachicetidi che sono vissuti circa 53 milioni, l'Indoaius 48 milioni, in 5 milioni di anni, ok? C'è stata una variazione che qua viene spiegata. Si dice, qua nel, nel, nell'Indoaius, che eh, la differenza è stata sostanzialmente, ehm, eccolo qui, dalle dimensioni di un gatto domestico, delle catalogesti. Del allora, eccolo qua. La presenza di, un e, di uno spesso e pesante rivestimento attorno alle ossa, simile a quello posseduto alle ossa di alcune creature moderne come gli ippopotami. Quindi, in 5 milioni di anni, che cos'è che ha fatto, è riuscito a fare l'evoluzione secondo quella che è la, la scienza ufficiale evolutiva? Un rivestimento attorno alle ossa spesso è pesante. Ecco, il punto è adesso però eh, capire se in 5 milioni di anni ha fatto questo spesso rivestimento, ce la farà negli altri 10 milioni che rimangono e un totale di 15 a fare le cose, l'evoluzione, a realizzare, a permettere la selezione dei tratti che hanno permesso alla fine di arrivare ai basilosauridi, praticamente le prime vere e proprie balene. Forse per rispondere a questa domanda dovremmo chiederci più o meno cosa ci vuole per passare da uno all'altro. Io ho fatto un piccolo elenco che mi permetto di condividere con voi. Okay. Eccolo qui. Condivido anche in questo caso lo schermo. Questi sono i tratti, alcuni dei tratti, necessari dai primi cetacei a quelli completamente marini. E non stiamo parlando solo dello spessore sulle ossa, eh? Tutti, tutti quelli che più o meno i principali, no, tutti i principali. Beh, si parla del sistema di scambio termico a corrente contraria per i testicoli intrandominali, della vertebra sferica per il movimento verticale del nuoto, della coda della sua muscolatura, del grasso per l'isolamento termico, delle mammelle modificate per allattare i giovani, bere il latte sott'acqua non è facile, i feti in posizione di rottura per il travaglio sott'acqua, Penso attivi pormonali speciali per essere in grado di prendere dopo aver notato in profondità, arti anteriori, eccetera. Adesso non li leggiamo tutti, però questo è quello. Le, le, I tratti basilari che servivano e dovevano saltare fuori in 15 milioni di anni, considerando che in 5 c'è stato solo un po' di spessore sulle ossa, abbiamo visto. Okay? Ecco, questo più o meno è la somma di tutte queste cose. Dal punto di vista genetico. Di cosa stiamo parlando? Secondo alcune stime, i dettagli morfologici che variano o mancano, vanno da 5.000 a 10.000. Stiamo parlando di decine e decine, se non centinaia, o forse anche migliaia, nessuno lo sa con certezza, di variazioni genetiche coordinate. Okay? A questo punto qualcuno dice: Eh, ma ci sono i geni homebox, cioè a livello ontogenetico, quando, ehm, in reti di geni per la regolazione embriologica ontogenetica, dice che fare delle interferenze con questi geni, okay, facendo delle, delle mutazioni o delle manipolazioni sperimentali, ha severi effetti sulla fase di sviluppo che coordinano, che iniziano. Questo accentua eh, la, la conservazione selettiva di tutto il circuito oppure porta uno, un, a, un, a una, a una ca catastrofe di sviluppo. Quindi quei circuiti lì, se si toccano, sono catastrofici. Dice in The Regular Gene che, co contrariamente a quello che dice la classica teoria dell'evoluzione, il processo che guida eh, questi piccoli cambiamenti osservati con, con la di diversificazione delle specie non può essere preso come modello per l'evoluzione degli... Dei piani corporei degli animali, cioè un conto sono le variazioni che l'evoluzione spiega così bene, quelle minime, quelle dei fringuelli di Darwin. Un conto sono quelle, un conto è quando si deve andare a livello di piani corporei, trasformare due zampe posteriori in una coda di un delfino, è un'altra cosa. Sono migliaia di geni, migliaia di modifiche e migliaia di cose che servono che vanno fatte in maniera specifica. Ultima citazione di Davidson, questa è bellissima. Dice che ovviamente. L'evoluzione della Darwiniana dichiara che i processi lavorano nello stesso modo, eh, così l'evoluzione di, di, di un enzima o di un colore di un fiore può essere usato come pro, prova per studiare l'evoluzione del, del, del piano corporeo. Assume erroneamente che i cambiamenti nel, nella sequenza di codifica delle proteine è la causa basilare del cambiamento nel programma di sviluppo. E assume erroneamente che i cambiamenti evolutivi nel piano di, nella morfologia del piano di sviluppo capitano con processi continui. Non è così, perché i geni sono conservati, se li tocchi va tutto a ramengo, l'embrione non si sviluppa. Infatti dice che tutti questi assunti sono basic, di base counterfactual, cioè contro a quelli che sono i fatti. Non Questo non può sorprendere perché... Ehm, eh, ovviamente la, la, la sintesi neodarwiniana era stata pensata in un periodo dove non si conoscevano eh, le, le questioni molecolari, no? infatti qua lo spiega, e sono legati a altre problematiche. Dice, c'è sempre una un, 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 un conseguenza osservabile se questi circuiti vengono interrotti. Visto che sì, di solito le conseguenze sono catastroficamente cattive, la flessibilità è minima e visto che questi circuiti sono tutti interconnessi, l'intera rete eh, sembra dire che c'è solo un modo in cui possono funzionare. Quindi, infatti, gli embrioni di ogni specie si sviluppano in un solo modo. Quindi, questo era quello che volevo semplicemente evidenziare per concludere a questo okay. punto. Come siamo messi coi tempi? E eh, quello volevo dirti. Mi arriva. Ecco, penso che. Facciamo ah, così, non... io rinuncerei al mio primo intervento. No, Lo no, faccio... no io, non ho non quasi, parlo. io ho quasi finito. Eh? Non io sto quasi parlando finito. del tempo nostro, non sto parlando del. Sta... Tempo è la chiamata che è rimasta sette minuti di chiamata. Ecco, eh, volevo solo avvertirvi che ci sono avanzati sette minuti che andiamo e dobbiamo rifare solo questo. Ok, allora. ok, ma io quanto ho fatto più o meno fino adesso? Ma ah, non lo so, non ho controllato. Ah, occhio siamo quasi a 20 minuti, sono le 6. No, minuti, addirittura, 20. ma no, ma è mica, ho parlato da subito, sì, allora no. facciamo ma, tranquillo. Ma, ma facciamo non una cosa: tanto io siamo tanto io è... col cronometro in ma mano. No, vai, vai, vai. Termina, dai, veramente. No? E per, ah. per rispetto anche vostro. Scusate. No, ma si termina, Allora, termina, facciamo ma così: tanto ho solamente più ho solamente più uno studio. Ok, quindi questo è quello. Che ehm, serve per fare, abbiamo visto per passare da un Pachycetus a un, a un ehm, basilosauro, cioè una prima balena. Quelli sono i problemi a livello ontogenetico, quindi le variazioni genetiche a livello ontogenetico. Ma la, le mutazioni e la selezione, quella normale, quella standard, che potere hanno? Quanto come, come tempi e come modifiche che possono fare? Beh, c'è un famosissimo studio che vorrei velocemente condividere con noi, dopodiché ho finito. È uno studio che, no, scusate, eccolo qui. Il famoso Durrett and Schmidt, partendo da una casistica di, eh, di un'inattivazione di, eh, di geni per la soppressione di tumori, hanno calcolato quanto queste due mutazioni, due, stiamo parlando della mutazione di due nucleotidi che hanno comportato la, la disattivazione di un gene e l'attivazione di un altro, hanno calcolato quanto ci vuole dal punto di vista di genetica delle popolazioni per fare in modo che queste mutazioni si possano fissare in due tipi di popolazioni. Una popolazione eh, come la drosofila, quindi le mosche della frutta, che ha grandi popolazioni numerosissime, velocissimi tempi di riproduzione, eccetera, eccetera. E uno un po' mh, opposto, quella umana, okay? che è molto più lenta e molto più ridotta, eccetera, eccetera. Tenete presente che le balene sono ancora peggio degli uomini, perché hanno una, 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 una tempistica di generazione che va, se non sbaglio, dai 3 ai cinque anni, okay? per produrre eh, eh, della progenie. Quindi la, la cosa si peggiora. Cosa dice qua? Che per fissare queste due mutazioni è stato necessario calcolare in una popolazione con una smaller effective, effective population size più di 100 milioni di anni. Quindi, questo negli uomini, nelle balene è molto peggio. Infatti, qua calcola, ci sono tutte le formule, eccetera, eccetera, e poi alla fine dice: e poi ho concluso, ecco, calcolando eccolo qui calcolando che eh, le mutazioni possono anche non essere fortemente vantaggiose si va anche per la drosofila a 9 milioni di anni ok mentre per popolazioni come quella umana qui lo dice chiaramente si arriva a più di 100 milioni di anni stiamo parlando di 162 milioni di anni ma noi avevamo detto che in 15 milioni di anni si è passato da una specie di iena a una balena. Come, come è possibile? Concludiamo, è possibile con questo. La scienza avanza e purtroppo a un certo punto cosa si scopre? Scusate che non riesco. Eh, eccolo qui. Articolo di Nature, del National Geographic, vi ho collegato l'articolo perché lo studio scientifico era un pochettino ostico, ci dice che la oldest Antarctic whale found, quindi la più vecchia balena ritrovata, quindi la prima, diciamo, basandoci su un fossile di 53 milioni di anni, la nuova... Il nuovo ritrovamento suggerisce che ci che sono serviti solo 4 milioni di anni per evolvere da un Pachycetus a una balena. Quindi neanche 15, dove abbiamo visto che dovevano saltare fuori 10.000 tratti con quello che l'evoluzione può fare che abbiamo visto che fissa due mutazioni in 100 milioni di anni. Ok, qui stiamo parlando che in 4 milioni di anni si deve passare dal Pachycetus alla balena. Questo ho finito, è un riassunto per spiegare quello che l'intelligent design vuole cercare di far capire sui limiti dell'evoluzione. Se non si interviene in maniera mirata, con intelligenza, non è possibile fare un salto di questo tipo. E io ho finito e vi ringrazio della vostra attenzione. Ferdinando, eh, eh, vuoi proseguire tu? Ho pensato così. Non ti preoccupare, va bene. Siamo andati un po' lunghi perché l'argomento era lungo. No Ci aveva pronosticato, no, va bene. D'accordo, cerchiamo di essere sintetici. Perché poi volevamo fare una cosa di questo tipo: a questo punto facciamo un, un giro di risposta e poi facciamo un ping pong molto veloce. Magari se c'è qualcosa ce l'allunghiamo sulla prossima puntata, perché se diventa un po' troppo. Ok, prego. Va bene, vai. Nando, io volevo. Conoscere il vostro onesto parere su un fenomeno che non riguarda le strutture biologiche viventi, ma un fenomeno di ottica, senza il quale sarebbe seriamente compromessa l'intera vita sul pianeta e l'equilibrio della biosfera. Vi spiego di che si tratta. vedete? Sì? Sì. Se prendete un testo di ottica a livello però accademico, universitario, vi spiegherà che esiste in ottica un principio, detto principio di Fermat, Ho detto anche principio del minimo tempo, il quale chiarisce che una sorgente luminosa, quando lancia un segnale che debba andare da A a B e riflettersi lungo, una superficie speculare verso il punto c di tutti i possibili e infiniti punti su cui potrebbe riflettersi sceglie quello per il quale il cammino ottico è il minimo possibile mm. esiste anche il fenomeno della rifrazione che è assolutamente simile ma fermiamoci solo a questo dunque se un raggio ottico deve riflettersi su una superficie speculare, sto seguendo il cammino. Non si riflette a caso, si riflette su un punto B. Se facciamo quattro conti come li ho fatti io, e mi permetto di chiarire che questo ragionamento e questo calcolo non lo trovate neanche nei testi scolastici, troverete che la funzione matematica che permette di calcolare la distanza a b più b c col teorema di Pitagora, è questa qui. Questa funzione matematica, forse il collega Postiglione, forse mi può seguire meglio, ha una derivata prima che è questa. Se impongo che la derivata prima si annulli, risulta, continuo nei calcoli. Che la derivata prima risulta essere minore di zero sviluppando tutti questi calcoli. E quindi che la funzione è decrescente per x, che è minore di a l fratto a più b, dove a è questa distanza. L è questa e B è questa qui. Quindi devo scegliere una distanza x che sia soddisfacente a questa condizione, minore di AL diviso A più B. La funzione è decrescente. Per x maggiore la funzione è crescente, e quindi nel punto di ascissa x uguale ad AL fratto A più B c'è un punto di minima. La finisco qui per non essere troppo pedante. Ora la questione è, ma come fa la luce? E vorrei condividere con voi questo aspetto. Ma come fa la luce a capire, ecco questa è la funzione, come fa a capire che per andare da A a C e impiegare il minimo tempo possibile deve scegliersi questo punto, che peraltro dal punto di vista della geometria elementare indica che l'angolo di incidenza è uguale all'angolo di riflessione. Attenzione, signori, questa è una conseguenza, non è la causa. La conseguenza è che I è uguale a R, la ben nota legge della riflessione, ma come conseguenza, come effetto, non come causa. Allora la domanda è, scusate la banalità della domanda, forse anche da ingenuo, ma la luce pensa, ho finito. Una domanda. Poi risponderemo. Bene, quindi sostanzialmente ha eh, evidenziato proprio eh, come eh, sia necessario che ci siano delle leggi certo. eh, che governino questi questi tipi di, 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 di meccanismi fisici e queste leggi difficilmente certo. possono snascere dal caso. Cioè, quello volevo capire qual era la deduzione, perché la deduzione La deduzione è che il fenomeno della riflessione avviene secondo delle leggi rigorose. Ma queste leggi rigorose sono a priori. Cioè, se trovate un testo di ottica come ne ho io tanti, c'è scritto tra tutti i possibili cammini la luce sceglie quello per il quale il tempo richiesto è il minimo, ma sceglie, voce del verbo sceglie. Ma che vuol dire che la luce sceglie? Che eh, l'offerta di un supermercato dove c'è un bancone, dove posso scegliere un dentificio piuttosto che un altro, se così fosse, la luce dovrebbe essere dotata di capacità raziocinanti e sapere quale percorso deve scegliere la luce. Ma la luce è un fenomeno legato a onde elettromagnetiche fenomeno materiale non c'è quindi un'attività cerebrale a monte dei ragionamenti della luce credo di essere stato abbastanza chiaro no su dove voglio arrivare però vorrei un'onesta risposta da parte vostra eh, allora io volevo toccare degli argomenti volevo dare priorità a Faber però posso farvi dare una velocissima risposta a questa domanda perché è fresca fresca Prego. Volevo... Allora, la questione è questa, la mia visione, poi magari sbaglierò, eh, però semplicemente do questa risposta. Anche io eh, ho attraversato un... Per, perché ho voluto rispondere specificamente a questa domanda, perché poi anche Fabio darà la sua risposta, poi magari darà la risposta anche a Carlo e magari poi affronto anch'io l'argomento. Però ecco, ci tenevo perché questo è un argomento che mi tocca particolarmente perché sono particolarmente interessato alla questione proprio della, della, della famosa frase di Einstein che eh, la cosa più incredibile dell'universo è che è comprensibile. Ora le parole esatte non le ricordo, ma erano più o meno queste. Il principio mh, alla base del della scienza, va bene, proprio della scienza in generale, è che il mondo sia eh, razionale. Cosa vuol dire che è razionale? Però molto spesso la gente dice, ah, è razionale, quindi è qualcosa che eh, alla base c'è un logo su una ragione, quindi c'è qualcuno che pensa. No, il concetto di razionale vuol dire che il suo comportamento rispetta determinate regole, ma non le rispetta come, come il discorso di sceglie. Non le rispetta nel senso che è rispettoso, cioè sì, io la gravità deve cadere, l'oggetto deve cadere con questa accelerazione, altrimenti ha mancato di rispetto alla legge. Non è che funziona così. È che il cosiddetto logos va intesa come la conformazione dell'esistente, cioè esiste il mondo, esiste, è contestuale, il mondo è in una certa maniera. Notate che nel mio caso ho scelto è senza la parola fatto dopo, no? È. È la stessa cosa è un'abbreviazione cioè in, in qualche modo se c'è se c'è diciamo se c'è qualcosa eh, beh in qualche modo deve essere eh, non, non è non è che una cosa poteva essere eh, la famosa domanda perché c'è qualcosa e non è nulla è una domanda incomprensibile perché eh, su questo poi entreremo più nel dettaglio quindi andando poi alla, alla risposta proprio a, a Ferdinando quindi il mondo è in una certa maniera. Ora, la conformazione del mondo comporta anche il suo comportamento, i fenomeni, che sono ciò che ci appare, no? il fenomeno è ciò che ci appare. Alla base c'è la struttura, cioè come è. Ora, il rispettare delle leggi, il fatto che eh, la, la penna se la lascio andare, cade seguendo una legge, è semplicemente la conseguenza... Del, della conformazione della realtà, la penna potrebbe cadere. Se fosse in un altro modo, il mondo la penna andrebbe nell'altra direzione. È in questo, e questo tra l'altro è anche il motivo: è uno dei motivi perché il mondo, essendo in un certo modo consente mh, la possibilità di esistenza anche di chi lo osserva. E qui sto ribaltando la domanda, eh, come mai il mondo è fatto in un certo modo tale che poi lo possiamo osservare, perché per poterlo osservare ci sono delle, eh, è necessario che sia fatto in questo modo. Se eh, il mondo fosse fatto in, que, in questo e altri, magari altri dieci modi, è osservabile, altri un altro miliardo no. E eh, noi ci siamo per questo. Quindi, ribaltando la questione, la, l, quando si dice che la luce sceglie è, un, fa, è dovuto al fatto che noi de, nel descrivere come è fatto il mondo usiamo un linguaggio e il linguaggio ha delle parole che noi interpretiamo. È chiaro che quando diciamo che la, la luce sceglie, eh, fondamentalmente non stiamo dicendo che sceglie, nel senso che cioè, mi piacerebbe andare di qua. No, sceglie perché è semplicemente la, la, la conformazione della realtà, cioè dei fotoni, della, della struttura dello spazio-tempo e quant'altro è, è, tal, è tale che in quel contesto avviene questo. Per co così come su un terreno scosceso l'acqua scende e non sale. Perché così è il mondo. Ecco eh, dunque il, 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 il fatto che ci siano delle leggi. Non vanno intese come diciamo, un testo scritto dove okay, cioè, eh, non, qu quando un oggetto perde il supporto deve cadere a 9,801 metri al secondo quadrato. No, non è così. È semplicemente che eh, la conformazione porta automaticamente, in questo contesto, in questa specifica condizione, a cadere, a, a far andare un oggetto in, con in confronto verso l'altro, a far avvicinare due masse. Con, con quello che è la, la legge di gravitazione. Questa è la mia risposta. Volevo passare la palla a Faber invece, il quale ehm, fondamentalmente risponderà più ampiamente ai vari, ai vari punti, poi magari riprendo anche io l'argomento, ehm, volevo solo appunto rispondere a questo, questa è la mia visione, poi magari, ecco, posso sbagliare Ferdinando. Prego Faber. Okay. Scusate, intervengo solo per chiedere a Ferdinando se può disattivare la condivisione, così Fabera ha tutto lo schermo. Ah. perfetto Sì, uh, parlando di condivisione, anch'io vorrei condividere il mio di schermo. Bene, no, 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 certo riesco. Sì. Um, tolgo di mezzo l'orologio. Ok, dovreste star, no, no, no. uh, no. sì. star vedendo, giusto? No, ancora no. Dovreste star vedendo, giusto? Um, in particolare questo paper, Evolutionary Limits and Constraints. Sì, vediamo. Perfetto, eh, ok. Allora, um, innanzitutto farò una m, volata sulle cose che volevo toccare io dall'inizio e uh, poi farò una, un po' di risposta uh, sulla grande quantità di temi che è stata Uh, come posso dire, finora menzionata e trattata. Allora, gli, i limiti dell'evoluzione sono effettivamente materia di studio all'interno del paradigma uh, neodarwiniano, è un qualcosa che um, viene studiato dagli scienziati che si occupano di evoluzione. E uh, tra questi, per esempio, c'è uh, questa mh, pubblicazione uh, di Ari Hoffman uh, nella Prince Princeton University Press, uh, dove si fa un breve riassunto di quali sarebbero questi limiti. Si parla di dell'esistenza per esempio dei trade-off, cioè del fatto che um, come abbiamo visto succedere in tempo reale per uh, il Covid, la variante Omicron, estremamente capace di diffondersi, era allo stesso tempo molto più tenue in termini di um, danno alla, a chi viene infettato rispetto alle altre varianti come per esempio la delta o la alfa. Uh, questo è un esempio di un noto uh, trade-off evolutivo che coinvolge uh, i parassiti uh, di qualunque genere, inclusi per l'appunto quindi i virus. Um, tendenzialmente un, un, un qualche tipo di organismo che ha bisogno di un altro organismo per vivere, su cui diffondersi, da infettare, da usare come base di riproduzione. Nel momento in cui diventa più dannoso, letale persino per l'organismo ospite, tende a avere come risultato una minor capacità di diffondersi. Questa è una cosa che in epidemiologia è, diciamo, una delle nozioni più basilari. Come c'è questo trade-off, ce ne sono tantissimi altri altra limitazione quindi di quello che può succedere ad un organismo, scusate, ad una popolazione che si evolve. Uh, ci sono altri vincoli che impediscono di arrivare ai risultati tra virgolette magici, cioè um, al di là di qualsiasi uh, meccanismo e regola. Um, un altro meccanismo è quello della uh, selezione multivariata, uh, che credo sia qualcosa a cui uh, forse stava accennando anche Cossano quando ha menzionato uh, la questione dei geni HOX, cioè ci sono dei geni che. Uh, hanno più di un effetto fenotipico e quindi la selezione naturale ovviamente non potrà selezionare un effetto senza selezionare anche gli altri. In questo senso quindi ci sono dei vincoli, dei vincoli molti, molto forti. Um, un ulteriore uh, vincolo è quello di, uh, dei flussi genetici, che uh, forse è anche qualcosa a cui Uh, credo si stesse accennando con uh, la domanda che era stata posta sulle um, sul quanto tempo ci mettono degli alleli per fissarsi nelle popolazioni. Um, anche qui troviamo um, un qualche tipo di limite perché uh, nel momento in cui uh, una popolazione um, deve arrivare ad avere un um, un allele che si diffonde, si fissa, eh, ci sono delle tempistiche che non possono essere evitate, che non possono essere saltate. Questi sono fenomeni tutti molto ben studiati. Um, tuttavia, nessuno di questi fenomeni implica un qualsivoglia vincolo su uh, quanto grande può essere una, un cambiamento evolutivo in un arco di tempo sufficientemente grande. Um, con questo che cosa si vuol dire? Si vuol dire che uh, per quanto ci, ci siano no, noti effetti che impediscono uh, a qualsiasi cosa di succedere all'istante, uh, dall'altro lato... Questi effetti sono noti, le loro conseguenze sono note, e nulla di tutto questo può impedire al nostro uh, scusate, non mi viene il nome. Uh, Paciceto, sì. al nostro eccolo qui, uh, di arrivare a diventare un ambulocetus, poi un uh, cutcetus, cut uh, e così via, fino ad arrivare ai moderni cetacei. Um, ora andiamo quindi a fare un esempio delle evidenze che abbiamo a disposizione di questa transizione in particolare. Eh, io sono contento che tu l'abbia spiegata all'inizio perché eh, così non devo farlo io. Um, come evidenze abbiamo numerosi fossili che sono stati ritrovati e um, una delle cose che sono state osservate, per esempio, la posizione delle narici. Questo non mi ricordo se fosse o meno uno dei tanti punti che um, hai elencato nella tua lista, um, ma la posizione delle narici è una delle cose che cambiano tra il pachiceto e um, la, la balena moderna. La balena moderna ha un, un foro per la respirazione sulla... Sul retro del teschio, mentre il pachiceto ce l'ha in una posizione diciamo un po' più mh, normale per un tetrapode e quindi vicino alla bocca. Um, e c'è il fossile di transizione per questa sequenza evolutiva, ed è quello dell'ezioceto, il quale 25 milioni di anni fa si trovava ad avere una, um, delle narici nel teschio all'incirca a metà della lunghezza di questo. Quindi abbiamo un processo graduale testimoniato nella sequenza fossile che ci collega un animale di terra a un animale d'acqua. Ma questo non è l'unico esempio, abbiamo un altro esempio che è un esempio che a me sta molto più a cuore perché è una conferma eh, sperimentale di una ipotesi che è stata fatta. Mi riferisco al famosissimo ritrovamento del Tiktali Rose. Come è avvenuto questo ritrovamento? C'è stato uno scavo all'interno del quale sono stati rinvenuti dei, um, dei resti di un tipo di balena. Questi resti erano incompatibili con le precedenti idee che c'erano su quale sarebbe stata la sequenza temporale per l'evoluzione. Um, non solo delle balene, ma in realtà anche uh, proprio di qualunque um, animale di terra. Uh, e quindi questo ha costretto uh, lo studioso che ha fatto il ritrovamento a retrodatare tutta una serie di eventi evolutivi. Quindi, in particolare, un evento evolutivo particolarmente interessante, importante, che uh, andava retrodatato in conseguenza del ritrovamento di quel fossile di balena, era quello del momento in cui. Un, um, um, un animale d'acqua è per la prima volta diventato un tetrapode, cioè un animale con quattro arti. E, ha quindi calcolato qual era il tempo in cui questa cosa doveva essere successa a livello geologico e la locazione in cui questa cosa doveva essere successa a livello di tipologia di habitat. Poi utilizzando la um, paleogeologia, cioè uh, quell'aspetto della geologia che ci permette di calcolare quale fosse l'aspetto della terra e degli ambienti sulla terra centinaia di milioni di anni fa, ha uh, capito che il preciso uh, livello stratigrafico e, e il punto geografico dove quel fossile avrebbe potuto esistere, era da qualche parte nella moderna um, parte nord del Canada e quindi è andato con um, un team a fare scavi in quella locazione. Uh, gli ci sono voluti uh, periodi abbastanza lunghi di scavo perché fondamentalmente. Sapevano cosa stavano cercando, sapevano in che livello stra geologico stratigrafico doveva trovarsi, sapevano in che area geografica si doveva trovare, ma un'area geografica è qualcosa di grandicello, però alla fine sono riusciti a trovare una, una specie che aveva le caratteristiche sia di um, un animale acquatico, quindi. Um, un, un teschio molto piatto, un, um, una colonna dorsale, uh, delle zampe che fossero uh, sostanzialmente ancora delle pinne, ma allo stesso tempo aveva anche delle caratteristiche di un animale di terra, come la capacità di respirare aria um, e la presenza di giunti articolari nel, in quelle sue pinne. Che gli permettevano di spostarsi in uh, acque basse uh, e uh, sostenere la testa, e il, um, oltre ad avere, anche, se ricordo bene, un'aggiunzione articolare nel collo che gli permetteva di uh, guardare i lati. Tutte queste cose, il suo antenato, uh, euste scusate la pronuncia Esenopteron. Uh, non, non ce l'aveva, è quello è più simile a un normale moderno pesce, De, le sue zampe non erano in grado di sostenerlo fuori d'acqua, il suo muso non era schiacciato in orizzontale, um, tuttavia la sequenza fossile che abbiamo ricostruito è abbastanza graduale da dire sì, qui abbiamo una sequenza di transizione e di nuovo, soprattutto, cosa più importante, questa cosa è stata trovata come conferma di un esperimento osservativo nel quale si è previsto un risultato e, eseguendo l'esperimento, si è trovato quel risultato come previsto. Um, quindi, dal punto di vista del paradigma sperimentale, l'ipotesi che ci sia stata quella transizione evolutiva è un'ipotesi confermata sperimentalmente. Ora. Um, a questo punto vorrei andare a rispondere anche alle cose che sono state menzionate. Chiedo solo un attimo, quanto tempo ho parlato? Quanto tempo ho ancora? Non ho visto. Ma ah, prenditi tranquillamente tempo, anche perché finora hai parlato 12 minuti, però se devi chiudere l'argomento ci mancherebbe. Ok, uh, allora. Molto rapidamente, per quanto riguarda il convegno della Royal Society del 2016, ehm, essenzialmente molto rumore per nulla, eh, nelle pubblicazioni che sono state fatte a seguito non è a tutt'oggi stata presentata una precisa dinamica che eh, in qualche modo eh, non sarebbe spiegata dal normale paradigma evolutivo. Um, uno degli esempi che è stato fatto, in particolare, uh, quello della m, cultura, che uh, mi sono appuntato, um, era m, menzionato en passant uh, nel, nella pubblicazione di Müller, uh, Dicevo, quello in particolare è un qualcosa che in realtà è ben studiato e ben incorporato nel normale paradigma evolutivo. Un esempio di questo è l'intolleranza al lattosio. Il, nella popolazione umana uno degli elementi culturali è la, è la pastorizia sostanzialmente, cioè il fatto di allevare delle altre specie che producono latte continuamente. Abbiamo quindi una abbondante fonte di questa risorsa che invece gli antenati non pastorali per cultura, non per presenza o mancanza di un qualche gene, non avevano a disposizione. In questo senso la cultura umana ha modificato l'ambiente dell'essere umano, l'ambiente biologico. Si è passati da un ambiente in cui il latte... Eh, L'organismo uomo ce l'aveva a disposizione solo quando era a disposizione la mammella della madre, e all'improvviso uh, ci ritroviamo in, a causa di un cambiamento culturale in un ambiente in cui uh, c'è tanto latte a disposizione uh, durante tutto il corso della nostra vita. E, ci sono i geni che permettono la digestione del latte e uh, popolazioni in cui questi geni sono più o meno, mh, uh, è, è più o meno diffuso il loro rimanere attivi durante l'arco di tutta la vita. Questa mutazione positiva um, alcuni ce l'hanno, alcuni no. Uh, ovviamente costituisce un vantaggio sempre meno importante perché eh, non siamo più nell'età nell preistorica in cui una fonte in più di cibo faceva la differenza tra vivere e morire, ma ehm, è comunque un qualcosa che eh, geneticamente viene studiato ed è presente ed è un perfetto esempio di come la cultura sia tranquillamente integrata nel um, paradigma corrente evolutivo. Io raccomando a chiunque abbia curiosità di, um, per quel che concerne quella uh, conferenza di andare a leggere um, il blog di uh, Jerry Cohen, un uh, PHD professore. Uh, Uh, professore emerito del uh, Dipartimento di Ecologia ed Evoluzione all'Università Evo all di Chicago, lo vedete qui, uh, qui ha fatto un rendiconto di più o meno quello che è successo e um, in particolare ha parlato di chi è questa gente di questa Third Way che si pre presenta facendo così tanto rumore, ma um, che di nuovo non riescono a trovare quali sarebbero questi punti su cui ci sarebbe una qualche inadeguatezza. Um, ok. Uh, altra questione su cui uh, ci tenevo a fare un esempio in particolare, uh, a proposito, poi ci sono anche altre sequenze fossili che abbiamo a disposizione molto ben complete, come quella per l'evoluzione del cavallo. Quelle di cui stiamo parlando qui sono soltanto alcuni esempi tra tantissime di queste uh, sequenze, um, però in particolare uno degli esempi a cui tenevo a rispondere, questo sono sicuro che fosse nella lista fatta da um, Carlo Alberto Cossano, uh, una delle questioni era la modifica dei denti nelle balene, perché come sappiamo le balene uh, moderne hanno queste cose chiamate i fanoni, uh, questo pachiceto era un animale con dei denti, quindi... Bisognerebbe uh, capire che cosa è successo per passare dall'uno all'altro. La risposta sostanzialmente è stata trovata, c'è um, ricerca scientifica che viene fatta. In particolare um, è stato trovato un fossile di... Um, um, scusate, una, una uh, sono stati trovati i resti di una balena. Um, Uh, nel 2000 notizia del 2018, quindi neanche uh, recentissima, uh, lunga 15, 15 piedi, cioè 4,5 metri, che non aveva denti: quindi uh, c'è la transizione, ci sono i, gli aspetti intermedi, uh, tutte quelle. Numerose cose che sono state eh, messe una dietro l'altra in un elenco, eh, semplicemente nel paradigma evolutivo si evolvono tutte assieme, una dietro, dietro l'altra. Non, non è un qualcosa che deve avvenire in sequenza come se fossimo in una catena di montaggio. Um, altra questione era quella per il che riguardava il tempo di fissazione degli alleli nella popolazione ma lì dipende dalla popolazione tantissimo e senza uno studio specifico per um, per una specie come per esempio le balene che ci dica un preciso gene non aveva il tempo di fissarsi Menzionare quello studio, eh, come dire, non, non ha senso perché eh, la dipendenza da questa variabile, quella della popolazione, è estrema. C'è una cosa chiamata, per esempio, l'effetto fondatore, ehm, nel quale quando una popolazione viene introdotta in un uh, nuovo habitat per una varietà di motivi, uh, come per esempio una popolazione di topi che si trova a bordo di una barca, quella barca arriva su un'isola su cui prima non c'erano topi, quei topi scendono e colonizzano l'isola. Uh, quella diventa una specie invasiva e qualunque tara genetica avessero quei primi topi che hanno conquistato quell'isola su quella prima barca, uh, sostanzialmente diventerà completamente predominante all'interno della popolazione di topi che si svilupperà su quell'isola su quell e se poi per assurdo tutto il resto dei topi del mondo si estinguono, eh beh, um, a quel punto ecco che uh, così la, um, gli alleli si sono fissati in una popolazione essenzialmente minuscola. Quindi dipende tutto da um, dettagli che non possono essere generalizzati con uno studio fatto su moscerini o umani. Um, credo a questo punto di aver risposto almeno alle questioni più importanti. Quanto tempo resta? Perché dica giusto una, una parola? Io se avanza del tempo, se no... Dillo, dillo, dillo fai il tuo intervento, poi al massimo... Sì, se se insomma, ci proviamo, insomma, se no. Tanto cercherò di essere okay, veloce, io no? termino il mio share. Allora, anche perché non ho molto da aggiungere a quanto Faver fa, ha già detto, però giusto volevo precisare una cosa sulla speziazione: ovviamente, ecco. di che uh -huh. no, ehm, essenzialmente. Nel grosso modo, Faber ha toccato gran parte della tra hai toccato manco a dirlo la questione della lattasi che in effetti eh, era venuta in mente anche a me. Eh, sì, va bene. È vero, riguardo, ribattendo sulle stesse argomentazioni, eh, è vero che esistono delle, dei fattori che influiscono sulla velocità di mutazione. Eh, l'ambiente eh, che appunto nel caso nostro è modificato a livello culturale oppure cambia a livello contestuale un esempio può essere un fattore esterno una glaciazione qualcosa del genere chiaramente crea un uh, insieme di fattori evolutivi poi è chiaro che il, in realtà le mutazioni non avvengono mai singolarmente non sono in serie eh, addirittura noi che siamo esseri complessi non stiamo parlando adesso di, di, di essere unicellulari no e quant'altro eh, abbiamo numerosissime eh, modificazioni che peraltro è vero in gran parte sono deleterie ma noi abbiamo un sistema di autoriparazione che eh, questo perché a livello di complessità quando aumenta la complessità cellulare diciamo Organismi multicellulari, a differenza eh, di una, una forma di vita tra virgolette più elementare, è chiaro che ogni modificazione ha un'influenza eh, determinante eh, rispetto a quella che può essere invece quella di una vita unicellulare che al massimo imbocca una strada e si stoppa eh, avendone imboccate altre mille. Nel caso nostro, il fatto che siamo qui è legato al fatto che abbiamo una capacità di autodiparazione. Eh, quanto al discorso del, de, dei dibattiti all'interno del campo scientifico, sono sempre sì, sì, sono la forza della scienza. La scienza è basata su questo. Se non ci fosse il dibattito, ma do, come potremmo evolvere? Non ci vuole il senso culturale. Eh, è normale, ma, ma non è una cosa nuova, eh. e, e non riguarda solo l'evoluzione. Non ci sono stati però dei cambiamenti essenziali perché poi alla fine quello che è stato presentato non sembrava offrire, eh, non, non, non riusciva a scoprire il fianco di qualcosa, però certo se l'avessero trovato questo non avrebbe probabilmente abbattuto la teoria, faccio presente che nella scienza c'è un, un andamento asintotico, cioè... Eh, è vero, la scienza eh, si basa su modelli che poi vengono via via testati e teoricamente potremmo anche dover riscrivere, annullare completamente teori, una teoria, potrebbe succedere. Però l'andamento della scienza nel corso dei secoli è sempre stato quello asintotico, con poche rare eccezioni. Per cui chiaramente basta guardare, per esempio, la teoria newtoniana che eh, è stata completamente se lo andiamo a vedere rispetto per esempio alla teoria einsteiniana vediamo che ci sono delle diversità il concetto per esempio del tempo einsteiniano è completamente diverso dal concetto di tempo newtoniano però questo non significa che il modello newtoniano è stato scartato noi ancora lo usiamo per lanciare i, i razzi nello spazio perché perché in realtà è una descrizione più accurata cioè la, la descrizione scientifica non è quella che va a prendere un, un, diciamo così, va a descrivere le cose come sono. E quindi, come dicevo, il dibattito internamente al... l'evento scientifico, in realtà è una cosa del tutto normale, va benissimo, anzi, ma nelle teorie più dimostrate, più provate, tutte, tutti i modelli... Eh, hanno la necessità di questo dibattito. La, la, addirittura l'evoluzione è una di quelle scienze che è ehm, corroborata proprio dagli evoluzionisti perché eh, in continuazione viene corroborata a livello sperimentale, a livello di dibattito di ed è questa la forza della scienza. Il giorno che smette questa cosa smette chiaramente eh, di, 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 essere una, di, di avere quella sua attendibilità. Eh, Un'ultimissima cosa riguardava il discorso dei, dei, dei limiti della speciazione. Eh, allora, mh, premesso che eh, un'altra cosa importante eh, da premettere a tutto questo è che, ok, la genetica ha dato un enorme contributo alla teoria evoluzionistica. Perché ci ha permesso di scendere più nel profondo nella descrizione. Però la, la teoria evoluzionistica è eh, stata eh, enunciata all'inizio. Chiaro che adesso parlare di teoria evoluzionistica è anche quasi ridicolo parlare di Charles Darwin, nel senso che lui è uno dei fondatori, eh, prima di lui c'è stava Lamarck, però poi, diciamo, siamo arrivati al, al darwinismo, poi, dopo è, è nato il neodarwinismo e così via. Abbiamo eh, sappiamo del saltazionismo. Questo non è, un, eh, non è un tentativo di far sopravvivere una teoria, ma è semplicemente l'evolvere della conoscenza. Esattamente come se paragoniamo i modelli fisici, eh, diciamo così, eh, la, la, la cinematica classica, e poi andiamo via via avanti a. Eh, a confrontarla con i modelli via via successivi, ed effettivamente cambiano delle concezioni, però eh, questo non va a eliminare o a scartare, semplicemente è più corretto usare una descrizione, è più accurato usare una descrizione in un certo modo perché ci dà più informazioni. Detto questo, la, la genetica eh, di per sé... Non è l'elemento alla base della dimostrazione del fenomeno evolutivo. Semmai è una descrizione che possiamo dare di, alcune, di alcuni elementi, quindi dire: ma come si spiega questa cosa geneticamente? È un po' un approccio inverso. Diciamo, siccome non ho capito, come, anche se, se viene provato il fenomeno, siccome c'è una cosa che non mi torna un attimino su questo meccanismo genetico, allora ma buttiamo via tutto. E, e questo sarebbe, secondo me, un approccio un po' antiscientifico, almeno per quello che è la, la mia concezione di scienza. Uh, infine uh, anche la speciazione. La questione della speciazione uh, è qualcosa che abbiamo potuto, uh, mi ricordo qualche tempo fa, c'era la, la contestazione sul fatto che fosse stata, uh, per esempio, questa è la cosa importante, osservata. Ma in realtà è stata fatta eh, certamente la speciazione molto difficile da osservare, premettendo che anche il concetto di specie eh, è qualcosa che eh, in certi momenti appare un po' fumoso, però la verità è che esiste una definizione ed esiste un modo di determinare eh, se eh, due esseri viventi appartengono o meno a due specie diverse. Il problema dell'osservazione della speciazione in origine era eh, qualcosa che mh, trovava un po' il problema del fatto che eh, dovevano essere tante le, 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 diciamo così, le generazioni per poter riuscire a individuare un fenomeno di speciazione. Ecco, eh, a parte che è un fenomeno che a livello microbico riusciamo ad osservare costantemente, l'abbiamo osservato anche per esempio in alcune forme... Eh, diciamo di insetti per esempio la, nel caso della drosofila penso che qualcosa se, se dico drosofila mi capite tutti al volo eh, è stato un esperimento che mi pare sia andato avanti ora non ricordo per una ventina d'anni non mi ricordo fa era una ventina d'anni l'esperimento della drosofila eh, l'esperimento di speciazione e ne sono stati vari quindi non so a quale ti riferisco ah ok no stai ok. No, io ricordo, ne ricordo uno in particolare di una durata un paio di una ventina d'anni. Chiaramente, su, um, perché si è scelta la, la drosofila? Eh, perché appunto avevamo la possibilità di osservare tantissime generazioni in un tempo limitato, e ciò nonostante abbiamo potuto osservarlo su un lungo, lungo, lunghissimo periodo. Eh, niente, a parte questo poi diciamo che Faber ha risposto grosso modo a gran parte delle contestazioni anche in maniera più dettagliata, quindi la mia era più una un aggiunta che volevo dare alla questione del dibattito eh, sul, in ambito scientifico, cioè dire che eh, ci sono delle persone che magari... Eh, chiedono spiegazioni oppure contestano una certa cosa. A parte del dibattito scientifico c'è sempre stato. L'evoluzione non è nella prima né nell l'ultima, ma questo non ha messo in crisi l'evoluzione come non ha messo in crisi tante altre, e quelle che ha messo in crisi in effetti sono state poi o, o cambiate o sono cadute o altro. Niente, prego. Ok, a questo punto eh, per i cinque minuti di, di risposta al, diciamo, alle, alle risposte alle esposizioni, eh, magari questa volta invertiamo. Nando, vuoi iniziare tu? Poi io ho ancora poche cose io. da dire. Sulla questione che ho sollevato è chiaro che non mi posso accontentare di una risposta del tipo: Beh, le cose vanno così perché devono andare così? Perché c'è una legge di natura e la legge di natura è una legge a cui deve sottostare anche la luce, così come un grave deve sottostare alla legge di gravità. Mm. E beh, eh, resta poi da chiarire da dove arrivano queste leggi e perché si dà il caso che esista una legge di natura che sceglie di essere economica e sparagnina come quella che obbliga un raggio di luce a percorrere tra gli infiniti tragitti quello per il quale impiega il minimo tempo perché mai visto che c'è un'assoluta assoluta, assoluta eh, possibilità infinita di scelta deve scegliere per forza quello quindi c'è una legge di economicità economicità ma questa legge di economicità rinvia rinvia ad un'altra domanda, ma perché ci deve essere l'economicità della natura? È per un fatto che è sopra di noi, su cui non possiamo neanche eh, ragionare, porre domande, o c'è dietro l'angolo qualcosa di più grande di noi? Punto. Eh, nei pochi minuti che mi sono ancora rimasti, vorrei sottoporre alla vostra attenzione un altro fenomeno di complessità irriducibile. E quando dico irriducibile, sono io irresoluto, dico irriducibile perché non ce ne può essere diversamente. E cioè, se considerate il funzionamento dell'occhio sulla qualcosa, anche lo stesso Darwin era rimasto affascinato e sorpreso, e nella sua origine delle specie non ha mancato di sottolineare e confessare che quando pensava all'occhio e al funzionamento dell'occhio la capacità di correggere le aberrazioni, confessava che la sua teoria non funzionava bene. Ora, prima ancora di pensare alle risposte, ragioniamo su questo fatto. La capacità, capacità dell'occhio di mettere a fuoco è demandata alla possibilità di trovare un diametro, un diametro della pupilla che sia adeguato matematicamente e geometricamente, tanto al disco centrale di diffrazione, che è un fenomeno di ottica ondulatoria, quanto al cerchio di minima confusione, che è un fenomeno di aberrazione al terzo ordine. La pongo cioè in queste questioni. Qual è il diametro della pupilla, in base al quale il disco centrale di diffrazione e il centro di minima confusione coincidono perché se non coincidono l'immagine risulta sfocata ebbene se si risolve questo problema che impone una la soluzione di un'equazione di quarto grado si trova che il diametro deve essere il diametro deve essere di 3 mm quindi il raggio di un millimetro e mezzo diversamente l'immagine risulta sfocata e se dico questo dico che non, può, non è pensabile pensare a una, come fa Dawkins, a una successiva possibilità genetica di mutazioni genetiche che portino poi i valori a questi valori raffinatissimi. No, non è possibile. Dawkins sarà un maestro nel suo campo, ma nell'ottica fisiologica non credo che abbia competenze. Ecco, come è successo? Come è potuto accadere che... Il, il diametro della pupilla dell'occhio è esattamente uguale alla soluzione di un problema che impone un'equazione di quarto grado e che è così regolato, così finemente che diversamente non si può. Pensate a una macchina fotografica, quando voi a mano dovete regolare l'obiettivo, no? il diaframma dell'obiettivo lo dovete regolare a mano per trovare il miglior fuoco, ma dovete farlo voi con le vostre competenze, con la vostra manina. Ho finito. Rispondo un attimo io perché ci invertiamo, no? Quindi poi farò la domanda a Carlo, rispondi tu e, e via, che ci siamo invertiti. Allora, la prima domanda eh, era eh, perché inverto anche le domande perché faccio prima eh, la, la questione sull'occhio. Ma la, in realtà in effetti la risposta è abbastanza semplice perché ehm, il problema è chiaramente sarebbe immaginare eh, che all'improvviso così pum, di colpo sia nato un essere che nelle generazioni precedenti non aveva nulla e di punto in bianco aveva un'opera. Con la capacità perfetta di eh, avere questo tipo di eh, messa a fuoco e quant'altro. Ma eh, in realtà se noi andiamo a, a osservare, è vero il fatto che Darwin, in effetti, Darwin non aveva idea, eh, non dimentichiamo che Darwin è stato l'inventore del darwinismo, cioè fondamentalmente della sua, eh, diciamo, della sua teoria evoluzionistica chiaramente non, ha, non è che fosse partito con, con tutte le risposte. Come ho detto prima, oggi parlare di evoluzione, continuando a ripetere, c'è un bellissimo video che vi consiglio di Giacomo Moro Mauretto, che è un biologo evoluzionista che a me piace tantissimo, eh, fa, eh, fa anche video su YouTube, che ha fatto proprio qualche settimana fa, forse un mesetto fa, un video dicendo basta, tutte le scatole per farvi sodarmi. Ma non perché lui chiaramente metta in dubbio minimamente la questione su Darwin, è che eh, l'evoluzione è una scienza che non è fatta da Darwin. L'evoluzione è una scienza fatta da centinaia, da migliaia di scienziati e Darwin è stato quello che ha avuto l'idea da cui è scaturito l'idea del darwinismo e nel corso del tempo è, state, è stata perfezionata, sistemata, hanno trovato delle risposte che lui non aveva trovato, quindi forse noi il problema di Darwin è ridicolo. Faccio presente, prendo proprio un articolo, adesso condivido io un attimo una cosa che poi magari vi passo in link, che è eh, delle scienze, che parla proprio di questa questione che hai eh, sollevato tu, eh, vediamo se riesco, schermo 1, Vediamo se riesco così, condividi. Ok, sì, perfetto. Riuscite a vedere, immagino. Okay. Questo è un articolo pubblico delle scienze dove chiaramente viene evidenziato proprio quello che tu hai detto, tanto che persino Darwin, il padre dell'evoluzione, pensava che potessero mettere in dubbio la sua teoria. Mi teneva assurdo pensare che solo la selezione naturale potesse aver costituito una struttura perfetta come l'occhio, di quello che hai detto tu. e ehm... Poi va a parlare, eh, poi dice in breve, in, in effetti, in una breve occhiata a tutte le specie svela una quantità impressionante di soluzioni. Se vogliamo costruire la scala di complessità, eccetera, eccetera, eccetera. Quello che, però, eh, adesso non voglio raccontare, non voglio che mi metta a leggere tutto l'articolo, ovviamente, è che eh, essenzialmente le soluzioni non sono nate, finite e complete. Si tratta di una serie di modificazioni che poi hanno preso varie strade uh, nelle, var nelle varie specie, qua dice molti occhi sembrano simili, ma in fondo sono estremamente diversi. Anche i molluschi come polpi e seppie, hanno occhi simili ai nostri, per esempio, la loro organizzazione è del, tu uh, uh, del tutto differente, però, eccetera, eccetera, eccetera. Ehm, cioè si tratta essenzialmente di, di un problema che si risolve semplicemente così, cioè osservando, interrompe condivisione, osservando che ehm, l'occhio di cui parli tu è qualcosa, il nostro occhio, come quello di alcuni altri mammiferi, è qualcosa che poi si è perfezionato nel tempo. Sta sicuro che non sono pochi gli animali che eh, sono, eh, hanno una visione sfocata, eh, magari... Mm, ci, son, ci sono diversi animali, infatti gli pipistrelli non hanno la, la visione, hanno, hanno dovuto sviluppare un altro sistema per muoversi, però hanno gli occhi fondamentalmente, eh, ma non hanno la visione perfetta che possiamo avere noi. Quindi diciamo che la questione eh, di per sé è, mh, diciamo, è il vedere la cosa in maniera mh, come se... All'improvviso di punto in bianco, eh, 7 miliardi di cambiamenti pum, esce esattamente per Certo, è un po' come immaginarsi di prendere una scatola e dire adesso voglio fare questo puzzle, le lancio così e, compaiono, e, e si ricompone tutto eh, il puzzle. La cosa sarebbe estremamente improbabile. Eh, in virtù della scimmia dattilografa non impossibile, ma estremamente improbabile. Altra domanda che hai fatto, cerco poi, poi, poi chiudo. Hai detto, io non posso accettare che eh, la risposta sia il perché il mondo è così, ma la risposta in realtà, la domanda che tu hai fatto, più che una domanda in effetti scientifica, perché la scienza descrive le cose come sono, è una domanda di ordine filosofico, attenzione, cosa che mi va benissimo. Però la questione eh, in, ambi, in ambito razionalista della filosofia eh, che, cosa ci, che cosa ci dice in, in questo campo? Che cosa ci dice? Ma niente che ehm, tante volte noi ci poniamo il problema del perché le cose siano proprio così, perché abbiamo una visione associata magari al nostro modo di vedere, legato a, al fatto che noi nasciamo, la nostra esperienza è che tutto ciò che vediamo viene causato da qualcos'altro perché abbiamo un'esistenza limitata alla nostra uh, breve esperienza e commettiamo l'errore di, ehm, di minimizzare un po' l'idea che se una cosa è tale è perché deve essere qualcuno che l'ha fatta nella nostra concezione quotidiana, l'esempio spesso che viene fatto, no? eh, se c'è un orologio qualcuno deve averlo costruito, no? però là si va a semplificare un discorso, si sta immaginando che quindi le cose dovevano essere diversamente. Cioè sandra che ti faccio io a questo punto potrebbe essere va bene. E perché dovrebbero essere diverse? Cioè, per dirmi perché sono così, vuol dire che tu ritieni che è più probabile che dovrebbero essere diverse rispetto a dire che sono così. E io non capisco perché ritieni che sia più probabile o addirittura impossibile. Niente, vabbè, la chiudo qua perché sennò il discorso diventa poi filosofico e finiamo all'infinito. Eh, pa passo ad Alberto e a Faber e magari con questo discorso filosofico mi piacerebbe riprenderlo con, eh, con Ferdinando, magari nelle prossime. Prego. Sì, questo argomento può essere trattato magari in una futura puntata, parlando della cosmologia, del, del, del perché ci sono queste leggi dell'universo, del Big Bang, la, 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 eccetera, la, la, eccetera. Bellissima, bellissima esatto, potrebbe Prego. essere un'altra un cosa. Eh, allora, io volevo semplicemente riprendere un attimino le critiche, le eh, critiche, comunque, i punti eh, che sono stati presentati rispetto al mio, al mio discorso, eh, alla mia presentazione. Mi spiace che forse non sono riuscito a trasmettere a far cogliere l'impagno perché eh, io ho citato eh, un, uno scienziato evoluzionista come Müller di altissimo livello, ok? Possiamo paragonarlo a Jerry Coyne senza nessun problema, senza nessun eh, timore di essere, eh, di essere smentiti. Eh, questo scienziato dice che il reale problema è e che l'evoluzione è il risultato insufficiente per una come adeguata spiegazione casual, causale di tutte le forme di complessità fenotipica. Ragazzi, questo non è molto rumore per nulla, questa è una cosa grossa.